Una buona serata e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria in Abruzzo. Sono 19 i casi di positività riscontrati oggi in Abruzzo, ma che tengono conto dei 16 al CAS di Gissi rilevati ieri e di cui ci occuperemo nel corso del nostro telegiornale. Non ci sono nuove vittime, ma il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi lancia l'allarme e due migranti arrivati nei giorni scorsi hanno contratto il virus. Sono 19 i casi di positività al Covid-19 registrati nella giornata di oggi in Abruzzo, dato elevato ma che tiene tuttavia conto dei 16 rilevati ieri nel CAS di Gissi. Dunque dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione il numero di persone contagiate sale a 3.420 dopo i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. Anche nella giornata odierna non si registra nuove vittime, il cui numero resta stabile a 472. 19 pazienti più uno rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 1 numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 120 più 14 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 2.808 sono i dimessi e i guariti, più 4 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 2.798 che hanno risolto i sintomi dell'infezione sono risultati negativi in due test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 140, con un aumento di 15 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 132.316 test. Del totale dei casi positivi, 260 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 845 in provincia di Chieti, più 1 rispetto a ieri, 1.631 in provincia di Pescara, più 2 rispetto a ieri, 641 in provincia di Teramo, 27 fuori regione e 16 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Nel frattempo, dopo Pettorano sul Gizio, Moscufo e Gissi, migranti positivi anche tra quelli arrivati nei giorni scorsi all'Aquila, lo rende noto il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi. Il Dipartimento Prevenzione della ASL, afferma il primo cittadino, mi ha comunicato che a seguito dell'attività di monitoraggio richiesta dal sottoscritto, tra i 19 migranti giunti in città due giorni fa, sono stati registrati due casi di positività al coronavirus. Mi sono sentito tempestivamente con tutti gli organi istituzionali coinvolti affinché vengano adottate tutte le misure precauzionali del caso. Coloro che sono stati in contatto con le persone risultate positive al Covid-19 rimarranno in isolamento domiciliare e quindi sarà loro impedito di lasciare la struttura presso cui sono ospitati. I controlli da parte dell'azienda sanitaria saranno costanti, tutti saranno sottoposti a tampone con frequenza sino all'accertata negativizzazione di chi è risultato positivo. Manterremo, ha concluso Biondi, alta l'attenzione per salvaguardare e tutelare la salute pubblica. E i 16 migranti risultati positivi nella struttura di accoglienza a Gissi ha rinfocolato la polemica politica sulla redistribuzione di coloro che sbarcano dall'Africa sulle coste italiane. Questa mattina vertice in prefettura a Chieti per fare il punto della situazione e il sindaco Chieffo ha chiesto il trasferimento dei migranti in altra struttura. Monta la protesta del governo regionale abruzzese nei confronti del Ministero dell'Interno e più in generale della politica di accoglienza dei migranti dell'esecutivo Conte. I casi di Moscufo prima, dove sono risultati positivi al Covid-19 7 migranti su 50 accolti nel CAS, e di Gissi poi, dove ieri i migranti positivi sono stati 16 tra i 50 accolti nell'ex hotel Santa Lucia, scatenano la polemica nei confronti della gestione dei flussi e della redistribuzione sul territorio nazionale di coloro che dall'Africa subsahariana approdano sulle coste italiane. Sia il presidente della giunta regionale Marsilio che l'assessore alla sanità Verì criticano senza mezzi termini il governo nazionale per quello che definiscono un atteggiamento da irresponsabili, sotto accusa anche il fatto che al momento dello sbarco non vengano effettuati i tamponi ma solo i test sierologici. Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri rimarca la posizione della maggioranza di centrodestra. Il 7 a Moscufo,
16 a Gissi, 3 l'altro giorno altrove in un altro CAS, insomma, cioè, comprenderete che la popolazione non comprende questo fatto, e aggravare l'ulteriore preoccupazione che si possa di nuovo rimuovere il virus in maniera contagiosa non fa bene a nessuno. Intanto questa mattina nella prefettura di Chieti si è svolto un vertice per fare il punto della situazione rispetto ai contagi registrati tra i migranti ospitati a Gissi. Il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo, non nasconde il proprio disappunto per quanto accaduto, anche se, così come accaduto a Moscufo e a Pettorano sul Gizio, i migranti sono isolati e controllati dalle forze dell'ordine. I sindaci hanno il polso della situazione, conoscono le realtà locali sicuramente più del prefetto, più del governo nazionale. In realtà noi non veniamo minimamente presi in considerazione e fungiamo solo da parafulmini poi nei confronti della cittadinanza, che ovviamente poi si scaglia nei nostri confronti, come se noi avessimo partecipato fattivamente al trasferimento di questi ragazzi. Sentiamo cosa dice il prefetto, io gli manifesterò di nuovo tutto il mio disappunto sulla gestione della vicenda e chiederò il trasferimento degli ospiti della struttura presso altre strutture più idonee a garantire la sicurezza in questo periodo di quarantena. A Moscufo, intanto, buona notizia, perché i tamponi effettuati sui 6 operatori del centro di accoglienza sono risultati negativi. E la Commissione Consigliare Speciale del Consiglio regionale su fenomeno immigratorio e lavoro sommerso è stata convocata in seduta straordinaria e urgente per venerdì alle ore 10 presso l'aula consigliare Sandro Spagnoli del Palazzo dell'Emiciclo dell'Aquila, per l'audizione dei sindaci dell'Aquila, per l'appunto, di Civita d'Antino, sempre in provincia dell'Aquila, di Canistro, di Gissi, Civitella del Tronto e Moscufo, in merito alla gestione immigrati presso i CAS abruzzesi. La convocazione segue appunto la polemica degli amministratori dei centri abruzzesi a cui sono stati assegnati migranti sbarcati in Sicilia. Ieri il governatore abruzzese Marco Marsiglio ha accusato il governo nazionale di irresponsabilità per l'invio di migranti risultati positivi, mentre l'assessore alla salute Nicoletta Veri ha denunciato il fatto che il 30% dei migranti giunti in Abruzzo sono contagiati. Cambiamo argomento adesso. La Guardia di Finanza ha scoperto due soggetti economici nel settore della distribuzione di carburante che hanno evaso 18 milioni di euro sull'IVA. 56 denunciati e sequestrati beni per oltre 10 milioni di euro. IVA evasa per 18 milioni di euro, questo è il segreto di due società che vendevano carburante a prezzi eccezionalmente bassi. La Guardia di Finanza avrebbe notato che alcuni distributori praticavano al pubblico prezzi particolarmente concorrenziali, persino più bassi di quelli all'ingrosso. Così il via alle indagini, tramite cui sono state scoperte 29 società fittizie che solo su carta acquistavano il carburante dal grossista per poi destinarlo, invece che all'estero, alle imprese pescaresi. Il sistema permetteva così di evadere quasi completamente il 22% di IVA sul costo del carburante. 56 le persone denunciate per dichiarazioni fraudolente ed emissioni di fatture false. La Guardia di Finanza ha sequestrato 25 immobili per un valore complessivo di oltre 6 milioni, quote societarie per circa 2 milioni e conti correnti con circa 3 milioni e mezzo. Questi presunti profitti ricavati da oltre 5 anni di concorrenza illecita. Un'operazione importante in un settore importante, in un territorio importante come la provincia di Pescara. È un'operazione che ci ha consentito, partendo dall'esecuzione di due verifiche fiscali, di risalire nella filiera delle forniture di carburanti a due società operanti nel pescarese di una ingente quantità di carburante, parliamo di 8.000 tonnellate di carburante negli ultimi 5 anni, vendute a prezzi direi concorrenziali, ma slealmente concorrenziali, poiché i prezzi bassi erano determinati sostanzialmente dalla frode che si era posta in essere grazie a innumerevoli cartiere, ben 29 ne abbiamo individuate, grazie alle quali c'è stata un'evasione IVA di 18 milioni di euro, che è esattamente ciò che ha consentito la pratica di prezzi concorrenziali che ha messo fuori mercato molti operatori sul territorio pescarese. Si avvicina a Ferragosto, tempo di vacanze e mare nella nostra regione, un litorale assolutamente pulito, come afferma il direttore generale di Arta, Maurizio Dionisio, che abbiamo avuto ospite nel collegamento della TG6 delle ore 14.
L'ultimo rilevamento, quindi gli ultimi prelievi, sono stati effettuati il 3 agosto. È per noi questa l'azione di monitoraggio centrale della intera estate abruzzese. I primi giorni di agosto sono forse tra i più importanti per determinare la balneazione. E ancora una volta il mare di Pescara e dell'Abruzzo, tranne qualche piccola, minuscola eccezione, è un mare pulitissimo. Oggi, anche a distanza di mesi dalla ripresa delle attività in pieno della filiera produttiva e degli uomini, continua questo mare ad essere pulito. Noi quindi riteniamo e auspichiamo che possa essere il frutto di un miglioramento delle capacità depurative degli scarichi fognari dei singoli comuni e comunque di azioni più virtuose, perché se è vero che l'ARTA è ente di controllo, se l'ARTA è il termometro dell'ambiente, è anche vero che dispensiamo, laddove ci venga richiesto, consigli e buone pratiche. Quello che viene analizzato nel mare è ciò che l'uomo in realtà produce e getta nel mare, quindi diventa fondamentale pensare che tutti gli scarichi possano essere depurati a regola d'arte. Attraverso l'accesso al nostro portale è possibile anche localizzare il proprio stabilimento balneare, quindi quello che la famiglia sceglie in quella determinata giornata per poter andare a effettuare attività di balneazione, quindi il bagno ed altro. È possibile identificare lo stabilimento e sapere in tempo reale qual è la qualità dell'acqua di balneazione che troverà in quel sito. Noi siamo un ente dotato di autonomia, ma in realtà noi siamo il braccio operativo della regione e dell'assessorato all'ambiente. Quando parlo di implementazione parlo qualsiasi aiuto, qualsiasi aumento delle nostre capacità di monitoraggio hanno una ricaduta sul territorio in termini di salute della cittadinanza. Anche questo la regione può fare nei nostri confronti e nei confronti dell'interesse di tutti i cittadini e dell'ambiente. Il sottosegretario alla giustizia Andrea De Giorgis questa mattina è stato ad Avezzano per una conferenza stampa incentrata sul futuro del tribunale marsicano. De Giorgis ha annunciato l'arrivo di 5 assistenti giudiziari per fare in modo, ha dichiarato, che il tribunale sia funzionante al meglio per tutta la durata della proroga fino al settembre del 2022, quando ne è prevista la chiusura. Ho ascoltato con attenzione quelle che sono le preoccupazioni che sono state avanzate in ordine alla soppressione di questi tribunali e in particolare di Avezzano. È una preoccupazione che verrà presa in seria considerazione insieme a quelle che sono analoghe sollecitazioni che sono arrivate, devo dirlo, da molte altre parti d'Italia. Al momento è previsto che il tribunale di Avezzano rimanga nel pieno delle sue funzioni fino al settembre del 2022, il che significa che fino al settembre del 2022 deve funzionare e deve funzionare bene. E a questo proposito, a partire da questo settembre, prenderanno funzione 5 nuove unità di personale di assistenti giudiziari, a conferma di una attenzione affinché le sedi che pur in prospettiva dovrebbero subire una soppressione devono intanto essere messe nella condizione di funzionare al meglio. Altre unità nei tribunali minori, Sulmona, Vesto, insomma in tutte quante le realtà dell'Abruzzo sono state assegnate delle unità di personale di ufficiali, di personale di assistenti giudiziari. Naturalmente nei prossimi mesi bisognerà verificare se quella che era stata ipotizzata come una scelta di carattere nazionale e poi per certi aspetti prorogata per ragioni specifiche di alcuni territori è una scelta che deve essere portata a compimento, oppure come si è verificato allorché si decise di prorogare la vita di alcuni tribunali deve essere riconsiderata. C'è un vincolo, è un vincolo che la Corte Costituzionale ha esplicitato ed è un vincolo anche comprensibile, giusto, cioè il vincolo che la riorganizzazione e l'organizzazione in generale della geografia giudiziaria avvenga secondo criteri di carattere generale. Un presidio di Rifondazione Comunista a Teramo richiama l'attenzione sulla situazione delle scuole all'interno del cratere sismico del 2016. Mancherebbero un centinaio di aule per far ripartire le lezioni post-Covid.
Questa mattina Rifondazione Comunista è in piazza a Teramo con un presidio di fronte a un ex istituto scolastico che è stato abbandonato, l'Ipsia Marino di Teramo. È un edificio che esattamente 3 anni fa veniva dichiarato inagibile dalla provincia di Teramo perché non adeguato agli indici sismici di vulnerabilità. E quindi da allora questo edificio è rimasto chiuso, abbandonato al suo destino, ed è uno dei tanti esempi purtroppo dell'abbandono degli edifici scolastici che ci sono stati qui in provincia di Teramo. Sono tante le scuole chiuse e abbandonate al loro destino e nulla è stato fatto finora né per la ricostruzione di queste scuole né chiaramente per il miglioramento degli edifici. Ci troviamo oggi a fare i conti con una situazione molto grave. Secondo i dirigenti scolastici e i sindaci della provincia di Teramo mancherebbero per settembre 200 aule, secondo la provincia se ne parla di un centinaio, quindi c'è il problema reale che a settembre mancano aule scolastiche e quindi c'è un problema relativo ai posti per gli studenti, c'è il problema delle classi pollaio che noi denunciamo da anni, quindi del sovraffollamento. È chiaro che adesso con gli effetti della pandemia tutto dovrà cambiare, quindi non sarà più possibile ammassare gli studenti all'interno delle aule per garantire il giusto distanziamento sociale degli stessi. Per questo motivo Rifondazione Comunista chiede innanzitutto che vengano rivisti i parametri delle aule, quindi che ogni studente abbia a disposizione almeno 3 metri quadrati e che le aule, le classi abbiano un numero massimo di 15 alunni. Poi siamo in piazza per denunciare il fatto che proprio mentre ci sarebbe bisogno di un grande piano per l'edilizia scolastica, per mettere a norma gli edifici, per costruire scuole nuove e sicure, il Parlamento con un voto quasi unanime, pochi giorni fa, grazie ai voti del PD e di LeU da una parte e delle destre, della Lega e di Fratelli d'Italia, Forza Italia dall'altra, ha regalato ben 300 milioni di euro alle scuole private e paritarie. E questo secondo noi è un fatto molto grave che denota due problemi. Il primo, ancora una volta viene calpestata la nostra Costituzione. L'altro aspetto è quello che è necessario oggi più che mai ricostruire una sinistra alternativa ai poli esistenti, quindi alternativa anche a questo centro-sinistra che fa le stesse politiche del centro-destra, e quindi siamo in piazza per dimostrare che in Italia la sinistra c'è e non è quella che sta al governo purtroppo. Consegnato questa mattina presso il reparto di medicina dell'ospedale San Massimo di Penne un nuovo ecografo portatile. Continuano così gli atti di riconoscenza da parte di liberi cittadini ed imprese del territorio verso l'ospedale di Penne che ha affrontato nei mesi scorsi la dura battaglia del Covid-19. Un nuovo ecografo è stato consegnato questa mattina al reparto di medicina interna dell'ospedale San Massimo di Penne da Vestina Gas e Luce, uno dei principali operatori e gestori di metano ed energia elettrica in area Vestina. L'ecografo portatile consentirà l'assistenza del degente presso il proprio letto, evitando lo spostamento negli ambulatori diagnostici dei pazienti che versano in condizioni di gravità. Il macchinario riveste inoltre ulteriore importanza per contrastare nel modo più efficace possibile la diffusione del Covid-19. Evitando gli spostamenti e il contatto tra soggetti deboli all'interno delle strutture sanitarie. Continuano così gli atti di donazione a sostegno dei sanitari e del presidio ospedaliero dell'area Vestina, duramente colpito dalla forza del Covid-19. Sì, come ho già avuto modo di dire, ripeto, io credo che ognuno di noi professionisti della sanità debba essere messo in condizione di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di avere quelle dotazioni strumentali e non solo strumentali che gli permettono di fare questo, cioè di dare tutto quello che può dare. In fin dei conti gli utenti di questo hanno bisogno, che noi gli diamo tutto, però ovviamente per andare in bicicletta ci vuole la bicicletta. Allora, come voi sapete, l'ecografia è una metodica non invasiva che ci permette di fare tante cose, sia dal punto di vista diagnostico che anche dal punto di vista terapeutico. Tra l'altro l'ecografia si fa dappertutto, noi non facciamo l'ecografia né meglio né di più degli altri. Quello che facciamo di diverso dagli altri è l'ecografia interventistica, cioè utilizzare l'apparecchio come un supporto per poter accedere ad organi ed apparati del paziente attraverso aghi ed altri sistemi.
Questo apparecchio ci permetterà di fare queste attività sia di diagnostica che di terapia ecoassistita anche al letto del paziente, quindi su pazienti via via sempre più critici e su pazienti a cui noi potremo dare lo stesso servizio con un minor discomfort, perché non li dovremo mettere sulla barella, portare qui, eccetera, eccetera, eccetera. Al via gli interventi per il recupero della Domus all'interno del giardino di Santa Maria delle Grazie, un recupero importante per la storia della città di Teramo. Il recupero è una prima parte di un intervento più vasto che prenderà corpo nei prossimi mesi, è un intervento per complessivi 1 milione di euro. È importante perché intanto abbiamo messo in sicurezza dei mosaici molto antichi relativi ad una domus romana e quindi molto significativi della storia dell'antichità e degli strati più antichi di Teramo. Teramo in epoca romana era un'importante città, come sappiamo, e quindi anche questo è un recupero importante per la sua valorizzazione. E vogliamo continuare su questa strada per quanto riguarda la domus dell'area di Santa Maria delle Grazie, perché non solo è importante per le testimonianze artistiche, ma anche perché è un grande esempio di archeologia urbana, di parco archeologico urbano, e quindi il contesto anche in cui si trova fra le mura e l'importante edificio ecclesiale nei cui giardini è collocata, diciamo che la rende una cerniera importante per la valorizzazione di tutta l'area. L'ennesimo intervento di recupero per la nostra città, per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e archeologico di Teramo, città capoluogo di provincia. Come tutti gli interventi che piano piano stiamo rivitalizzando e riavviando insieme, in collaborazione ovviamente con gli enti competenti, facendo squadra, e devo ringraziare con tutto il cuore la sovrintendenza per l'attenzione nei confronti della nostra città, stiamo dando una risposta di sistema per realizzare quell'obiettivo altissimo che ci siamo posti nel programma di mandato di valorizzare il sistema storico, culturale e del patrimonio archeologico della nostra città. Si va avanti in questa direzione, soprattutto alimentando questa collaborazione e sinergia istituzionale. E adesso parliamo di sport, calcio di Serie B, perché in attesa di conoscere l'esito del ricorso del Trapani presso il CONI nel play-out tra Pescara e Perugia, otterrà la salvezza chi farà un gol in più nel doppio confronto. Per gli umbri non sarà possibile centrare l'obiettivo col doppio pareggio sulla base di una modifica fatta al regolamento un paio di stagioni fa. Un occhio alla sentenza di domani al Collegio di Garanzia del CONI, un altro alla preparazione del doppio confronto play-out con il Perugia. Non è facile, ma Andrea Sottile e i suoi calciatori provano a isolarsi e a lavorare su 180 minuti che valgono una stagione, anche se il rischio c'è, piccolo o grande che sia, che il Pescara possa non disputare lo spareggio. Se si dovesse giocare, ecco che c'è un particolare regolamentare non di poco conto che va incontro al Delfino. Da un paio di stagioni è stata portata una modifica al regolamento di finale play-off e play-out, per cui se due squadre terminano il campionato a pari punti, sono previsti, in caso di parità di gol nel doppio confronto, tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Perugia e Pescara hanno chiuso il campionato appaiate a quota 45, per questo, essendo gli umbri davanti per il vantaggio negli scontri diretti, potranno sì giocare il return match al Curi, ma non potranno puntare sul doppio pareggio. Anche il Perugia, come il Pescara, deve vincere almeno una delle due partite per salvarsi e non è possibile rifugiarsi in una condotta prudente per speculare sui pareggi, senza dimenticare che la mancanza di pubblico toglie una buona parte del peso specifico al fattore campo. Insomma, le due squadre partiranno sostanzialmente alla pari, così come alla pari sono anche nell'umore e nelle aspettative disilluse dei rispettivi ambienti.
Due squadre partite con ben altre ambizioni, campionato di vertice per il Perugia, per il Pescara un campionato da zona playoff, anche se il primo tecnico stagionale Zauri predicava prudenza rispetto alle mire più alte del presidente Sebastiani. Sta di fatto che entrambe, dopo un girone d'andata accettabile, sono crollate nel girone di ritorno ed ora fanno i conti con uno spareggio che manderà una delle due all'inferno. Il Perugia ha un potenziale offensivo notevole, ma arriva agli spareggi dilaniato da una guida tecnica sfiduciata, con Massimo Oddo esonerato per la seconda volta dopo la sconfitta di Venezia, ma rimesso in sella solo perché il presidente Santopadre non ha trovato accordi con nessuno, benché sia stato vicinissimo a Novellino. Oddo, il grande ex, già silurato alla fine del girone d'andata, ma l'avvento di Cosmi ha peggiorato le cose. E poi il difensore Rajkovic, che ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto. Perugia, che ora cerca tranquillità nel ritiro di Cascia, meno polemiche interne, ma morale sotto i tacchi in casa Pescara. Il finale di stagione è stato molto negativo e va cancellata la delusione per la salvezza sfuggita a un minuto dal 90° della gara di Verona. A Sottile il compito di ricaricare i suoi è recuperare Pucciarelli. All'ex Chievo e a Galano si chiedono i gol per mantenere in B il Pescara, ricorso del Trapani permettendo. In Serie C, sciolti ieri i dubbi con il presidente Iachini, che ha confermato di procedere all'iscrizione al campionato di Serie C, resta in piedi un'altra grana per il Teramo, quella relativa al contenzioso aperto con più di 10 calciatori per il pagamento degli stipendi relativi ai mesi dell'emergenza pandemica. Per tutelare i propri interessi, il club biancorosso ha consegnato l'incarico a Mattia Grassani, noto avvocato in materia sportiva. La mancanza di un accordo diretto tra società e calciatori potrà essere risolta in sede di collegio arbitrale, con una rideterminazione o meno dell'importo degli stipendi da pagare. E in Serie D si conferma attivissima la matricola a Castelnuovo, che ha messo a segno un colpo a sensazione con la firma dell'esperto centrocampista Massimo Loviso. Il notaresco invece puntella all'attacco con gli innesti di Mancini e Marchionni. Un vero e proprio colpo a sensazione quello messo a segno ieri dal Castelnuovo, che ha firmato l'esperto centrocampista Massimo Loviso. 58 partite in Serie A con Bologna e Livorno, 141 in Serie B, quasi 180 in C. Un pedigree dunque di assoluto livello per un giocatore che per qualità ed esperienza sarà la punta di diamante dell'ambiziosa matricola guidata da Guido Di Fabio e che medita riscatto dopo la stagione in C col Rende, chiusa con la retrocessione, ma avendo segnato il gol della vittoria e della speranza nel play-out d'andata col Picerno, che poi ha ribaltato il risultato al ritorno. L'arrivo di Loviso compensa la partenza del centrocampista Filippo Forò. Tesserati anche alcuni under come i centrocampisti Filippo Pincelli, classe 2001, dalla Berretti del Teramo, e Luca Ciarrocchi, classe 2002, dal Santomero. Per l'attacco tesserato all'esterno classe 2000 Gianluca Sbordone, cresciuto nella Juventus con due stagioni in D alle spalle, a Mantova e a Chieri. Dopo alcuni raduni per check-up preparatori, il Castelnuovo si ritroverà nel proprio stadio dopodomani, 7 agosto, per dare il via libera alla preparazione. Anche se tra i club di Serie D c'è ancora incertezza dettata dall'assenza di un protocollo per le squadre appartenenti alla LND, essendo oneroso e difficilmente realizzabile quello per le squadre professionistiche. Così dovrebbe radunarsi subito dopo Ferragosto, condizionale d'obbligo, il notaresco di Massimo Epifani, il presidente Salvatore Di Giovanni e il DS Paolo D'Ercole intanto hanno puntellato l'attacco dopo i colpi grossi Dos Santos e Banegas. Sono stati tesserati gli esterni Andrea Mancini, classe 96, ex Teramo, Pineto e Francavilla, lo scorso anno in Liguria, a Ligorna, sempre in D, e Lorenzo Marchionni, classe 94, marchigiano di Grottazzolina, ex Monte Giorgio e Fabriano, con esperienze in C a Modena e Gubbio. Giorni dedicati a importanti conferme in casa Pineto. Resta in biancazzurro il centravanti Simone Tomassini, tornato a Pineto lo scorso anno dopo 6 mesi a Matelica, difesa blindata con le permanenze del capitano Alfonso Pepe e del terzino Riccardo Della Quercia, in un reparto che già si giova dell'innesto di Davide Salvatori. A proposito di difensori, l'ex capitano Marco Pomante, appesi gli scarpini al chiodo, quest'anno sarà il nuovo allenatore della Juniores pinetese. Prende il posto di Alessandro Del Gallo. Chi non resta a Pineto è il portiere Remo Amadio, che ha firmato per il Giulianova. È il primo acquisto per la società del presidente Bartolini, che tuttavia è in forte ritardo per l'allestimento della rosa.
E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con l'informazione di TV6 alle ore 23. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.